The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Buongiornissimo ragazzuole, allora, niente, dai, pezzettino di vlog stamattina, oggi è lunedì 14, oggi pomeriggio ho la visita dal medico competente in realtà, quindi oggi pomeriggio in realtà sarò un filo impegnata, spero di non perdermi, infatti dovrò partire all'alba per andare a trovare la medicina preventiva, cioè all'alba, ho l'appuntamento alle 16, ma penso che mi muoverò da casa verso le 2:30 così, spero di non trovare troppo traffico, insomma. Sono rimasta appunto da Marco fino a ieri, oggi ritorno giù a Milano. Niente ragazzole, sono arrivata tipo con un'ora di anticipo, vabbè, tanto ora che trovo il posto per andare a fare la visita c'è Campagavallo che l'erba cresce e in più spero ovviamente che questi posti non siano a pagamento perché sennò mi piglio una di quelle multe che, boh, speriamo, vabbè, insomma. Nada, sono veramente con una faccia allucinata. Devo dire che i miei occhi vanno decisamente molto meglio, anche se un po' mi danno ancora fastidio, per la congiuntivite, però vanno decisamente meglio col fatto anche che non metto le lentine a contatto, però vabbè. Buongiorno ragazzuole, scusate, ma voi vedete questo perché sono la bustina delle mie goccine. Comunque, oggi è martedì 15 dicembre, in realtà non è che abbia ancora novità sul lavoro, quindi boh, vabbè. Poi onestamente ci stavo pensando un po' in questi giorni, non penso che poi andrò ad approfondire, eccetera. Vi racconterò poi in generale. Frattempo io non vedo l'ora che, vi giuro, mi arrivino gli occhiali nuovi, perché non vedo più una mazza. Volevo aggiornarvi un pochettino su come sto cercando di curare un po', insomma, la mia pelle, soprattutto in quest'area qua. Vabbè, a parte che questo è un brufolo che mi sono schiacciata tipo 250 volte la settimana scorsa, ovviamente mi è rimasto il segnaccio. Tecnicamente non ci dovrebbe essere sta macchia, perché sapete che io, essendo più scura, le macchie mi rimangono per mesi. Comunque sia, dopo anni ho finito il flacone di Cicapair. Questo qui è una crema della Dr. Jart ed è questa crema qua che io appunto, ups, madonna, è nuova. Utilizzo insomma anche d'inverno al posto del fondotinta, d'estate mi piace perché appunto rende la pelle omogenea. Sono ormai anni che la uso, insomma, quindi proprio in generale al posto del fondotinta metto sempre questa crema qui, ma perché mi piace, perché uniforma tantissimo la pelle nonostante io sia più scura. Potrebbe sembrare all'inizio che faccia una patina bianca, ma non è assolutamente così. D'estate metto esclusivamente questa, però questo inverno, col fatto che ho la pelle, è strano perché io sono sempre stata con una pelle tendente al misto grasso, in realtà più grasso che misto, però vabbè, ma d'inverno ormai saranno un paio di anni che mi si seccano certe zone proprio del viso e devo dire che appunto la mattina ho trovato insomma un modo per applicare questo senza applicarlo direttamente, lo unisco a questa cremina qua. Questo qui è un siero, insomma, un mix di oli che mi ha regalato appunto la mia amica Beatrice per la laurea. Mi piace moltissimo, a parte che è delicato, cioè uno dice vabbè ma tu ti schiaffi l'olio in faccia, non te la senti più unta, anzi no, me la sento nutrita da quanto ce l'ho secca. È incredibile questa cosa, come gli anni passino e la vecchiaia avanzi, devo dire. Una cosa che utilizzo sempre la sera prima di andare a dormire è questo siero qua. Io ormai sono amante dei sieri, anti-age, effetto tensore di Giada Cosmetics. Questo qui veramente ce lo sto decimando piano piano perché non voglio assolutamente che finisca così all'improvviso. E un'altra cosa che ovviamente poi metto la sera prima di mettere il siero, che utilizzo come tonico, ho ripreso la mia acqua di rose. Questa acqua di rose io penso di utilizzarla da quando ho 11 anni, cosa del genere, contate che ne ho 28, e non c'è niente da fare. Acqua di rose di questo marchio qua che si trova al supermercato per tutta la vita. Ultima cosa che vi volevo citare è questo che sto utilizzando da un paio d'anni, forse, no sì, dai, un paio d'anni, soprattutto per i brufoli. Il mio problema è che a volte quando sono snervata inizio a grattarmi a caso e purtroppo, vabbè, non ci posso fare niente. Però devo dire che tutti questi prodotti che vi ho citato, alcuni li utilizzo da molto più tempo, altri da molto meno tempo, ma
tra tutti, cioè quello più nuovo diciamo è questo, e gli altri sono comunque mesi se non anni che li provo e mi trovo benissimo, ma veramente molto molto bene. Ho voluto provare questa crema qua, sempre della Roche-Posay, la Cica Plus, riparatore, insomma balsamo riparatore, è una cremina, adesso ve la faccio vedere perché all'inizio avevo fatto vedere solamente l'unboxing la settimana scorsa, è una cremina bianca, vedete, bella, è bella pastosa ma non è come la pasta fissa, non so come dirvi, però in realtà sulle indicazioni c'è scritto che potete utilizzarla appunto per mani, viso, corpo. Io la sera, dopo il siero e tutto, cerco di mettere questa crema, non ne metto tantissima sul viso, ma che mi copra tutta questa zona qui, perché di notte mi si secca parecchio, cioè veramente, poi è per quello che io mi ritrovo i problemi qua dei tagli alla bocca, perché d'inverno veramente mi si secca parecchio parecchio parecchio. E questa crema, anche questo è stato un acquisto recente, ma in realtà era anni che la vedevo in farmacia e dicevo uffa, prima o poi me la voglio provare, però diciamo non è che costi poco, ecco. E ho scoperto ovviamente che su Amazon, perché Amazon è la vita, che questi 40 ml diciamo che costano un filo meno rispetto alla farmacia, e nel momento in cui mi ritroverò bene tutto quanto eccetera, penso che riprenderò il flacone quello più grande da 100 ml. Ho aperto il calendario dell'avvento, ovviamente ho anche rotto il cosino, comunque oggi c'è questo come potete vedere, e niente, lo butterò dentro qui così a caso, insomma. Mi penso di aver messo poca. Ragazzi, occhiali nuovi, dopo ve li faccio vedere. Ho fatto mattino, oggi sì, ho iniziato a lavorare, non vi ho raccontato niente, ma adesso vi racconto un po'. Non ce la posso fare. Ragazzi, eccomi qua, io sono già a letto e sono tipo le 8.35. Niente, io volevo solamente dirvi che oggi, non mi ricordo neanche più che giorno, oggi è sempre il 17. Sì. E niente, io ho iniziato a lavorare il 16, quindi sono un po' sparita con i vlog. Volevo avvisarvi, cioè volevo anche condividere, più che avvisarvi, che questa è una macchia da brufolo, non è un neo che mi è venuto, ma ho cambiato occhiali, come potete vedere. E vabbè, a parte che ci vedo molto meglio, decisamente molto meglio, mi devo un po' ancora abituare perché in realtà la graduazione è aumentata, quindi mi sento un attimo, cioè all'inizio la prima volta che li ho messi ho detto madonna che mal di testa, invece adesso piano piano mi sto un po' abituando. Sono stanca, sono qua con il PC. Adesso mi sparo amici perché me ne sono persa tipo una marea di puntate, ma anche la settimana scorsa. Cioè, guarda, disastro. Recupero un po' amici, cerco di andare a letto tardi, ma non troppo, perché così almeno domani mattina vado a letto, perché tanto so già che crollerò. Mi sono fatta la doccia, ho fatto una lavatrice, ho lavato un po' di robe mie, calze, vestiti, eccetera, perché insomma. Diciamo che non è il massimo, giuro che domani vi racconto tutto. Non so neanche più a prendere i calendari dell'avvento, ma tipo adesso non avrebbe senso, anzi vorrei una tisana in questo momento in realtà. Ma non ne ho la forza di prepararmi, adesso dirò ai miei di farmela. Allora, buongiorno. Niente, a me, io ma non ho aperto i 16, 7, 18, quindi oggi apriamo tutto. Apro questi, così al massimo, allora questo qui è orange... Giappur 16, poi avanti, che belli aprirli tutti così. 17, lemon, melissa, uguale. E oggi è il 18 però. Mm.
Questo è buono. Questo qua me lo faccio adesso. Buongiorno. Allora, oggi è venerdì 18, ultimo giorno di weekly vlogmas. Scusatemi, io sono sparita, a parte che ho aperto gli ultimi 3 giorni calendario dell'avvento tutti oggi. Oddio, vabbè, penso che mi porterò un tè stasera, perché stasera o notte io ho iniziato a lavorare il 16 e niente, insomma, quindi sono stata veramente, 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 veramente presa. Niente, volevo anche avvisarvi che ieri sono anche andata a prendere la montatura nuova. Se mi seguite su Instagram l'avrete sicuramente visto. E vi volevo anche far vedere una roba che ho preso su Amazon. Ovvero questo coso qua, fatto così, ok? Che... Mamma mia, che figo! Figata perché c'è la molletta. Qua. Cioè è tipo moschettone e poi volendo potete appunto anche agganciarlo direttamente alla taschina della divisa, è molto utile devo dire. E quindi queste qua sono le mie bellissime chiavi, insomma, che mi sono voluta mettere sta roba perché qua ho veramente, cioè, boh, non lo so, 250.000 chiavi, ma in maniera veramente veramente esagerata, eh. E nulla ragazzi, sono stanca. Devo capire un attimino dove sono, chi sono, quindi sono veramente così. È tosta, però vabbè, sono comunque stata contenta, insomma, di aver iniziato sì, a studiare, di aver iniziato a lavorare. Oggi faccio un mese dalla laurea, infatti, mamma mia, è già passato un mese. Sono contenta perché comunque appunto entro un mese sono riuscita a trovare, anche se in realtà tanti miei compagni sono riusciti a lavorare tipo subito dopo 3, 4, 5 giorni dalla laurea, quindi vabbè, va bene così, insomma, sono contenta così. Adesso onestamente sono ancora in fase di devo ambientarmi, devo capire, devo studiare, devo ripassare, eccetera, cioè devo capire anche lì come si lavora bene. Siamo in fase un po' così. Ho la schiena uccisa, veramente uccisa, quindi dopo devo fare un po' di esercizi. In realtà mi sono presa anche un antidolorifico perché sto veramente male a livello fisico. Mamma mia. Vabbè. Questo è quanto, sono veramente uccisa. Devo ancora riordinare camera mia perché è un disastro, letteralmente è un disastro, però vabbè, che devo fare? Aiuto. C'ho anche i capelli, li ho lavati ieri sera, giuro, perché mi faccio la doccia tutti i giorni. E i capelli in realtà non li lavo tutti i giorni perché altrimenti, cioè, andrei in burnout anche solo per lavare i capelli. Devo assolutamente tagliarli perché, cioè, ragazzi, li ho da vendere, ne ho troppi. Troppi, 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 troppi. Anche per questo ce ne faremo una ragione. Pesano pure, quindi, cioè, veramente. Dopo cerco di organizzarmi per bene, ecco. E che dirvi? Nulla, anche a vigilia, in realtà, vigilia Natale lavoro, però sono a casa a Capodanno, quindi comunque anche per spostare tutte le varie cose da casa mia a casa di Marco, insomma, cose del genere. Se mi avete un po' seguita su Instagram, comunque noi appunto ci andremo a convivere adesso nella casa dove sta lui adesso, che avete visto anche un po' in qualche vlog, eccetera. E poi tecnicamente, perché se va tutto in porto, eccetera, non parliamo, dovremo cambiarla. Svegliamo le cose un po' all'ultimo, ecco. Io ci spero sempre in una collaborazione con Dyson, con la casa nuova. Però vabbè. Niente, sto sclerando, ragazzi, sto dicendo cose a caso, però vi volevo solamente dire che sono viva, che sto abbastanza bene, che è difficile e che spero di riuscire a fare tutto, ecco. Oggi volevo montarvi anche questo vlog perché volevo farlo uscire e insomma programmarlo per la domenica, perché poi appunto smonto, quindi non penso che avrò molto tempo. Il video del primo anno di infermieristica in realtà l'avevo anche già registrato e penso che appunto lo caricherò la settimana prossima, ve lo tengo come video jolly, diciamo così. Ma la pubblicazione in generale dei video rimarrà una volta a settimana principalmente, massimo 2 volte a settimana perché non ce la faccio fisicamente. E perché torno a casa troppo stanca, onestamente, mettermi davanti al computer, non ce la faccio. Cioè, ad oggi non ce la faccio, poi magari la settimana prossima ce la farò, non lo so. E quindi è questa la situa.
Dai, io vi saluto. Spero che comunque sia questo vlog, non sia stato weekly vlog, non sia stato troppo noioso, perché non so onestamente che cosa sia venuto fuori. Noi ci riaggiorniamo la settimana prossima, in realtà anche questo weekend qui, perché vloggo, e se riesco vloggo anche con la videocamera, quindi vediamo, perché in realtà tante volte preferisco il telefono, perché almeno ce l'ho sempre a portata di mano, no?